debiti e perdite, Gamma al capolinea, l'assemblea dei soci certifica la precaria situazione economica dell'azienda partecipata al 100% dalla regione. Nel pomeriggio nuovo vertice tra sindacati e l'assessore Marone. Casa del sesso in pieno centro a Termoli, cinquantenne cinese arrestata con l'accusa di sfruttamento della prostituzione. Evadono le tasse, due imprenditori dell'area matesina nei guai. La Guardia di Finanza, su delega della Procura di Campobasso, sequestra beni per un valore di 65.000 euro. Scippa un'anziana a Termoli, arrestato ventenne. Il coronavirus non molla, 4 nuovi casi, positive 2 persone di Montenero di Bisaccia, rientrate dall'Abruzzo, un boianese tornato dalla Repubblica Dominicana e un cittadino di Carovilli proveniente da Roma. 197 i tamponi processati, guarisce un immigrato di Campolino. Ripartiamo in sicurezza, l'iniziativa di Cassa Nazionale Forense e Gemelli Molise, test sierologici per gli avvocati che ne faranno richiesta. Infine lo sport, il calcio molisano riparte, le linee guida del Comitato Tecnico Scientifico della FIGC approvate dalla Regione. Soddisfatto il presidente Piero Di Cristinzi, Serie D Cudini vuole il centravanti Sforzini. Buon pomeriggio, bentrovati con la nostra informazione in diretta dagli studi di Campobasso. Tanta cronaca nel nostro telegiornale, lo avete sentito dai titoli, ma in apertura c'è la GAM al capolinea, travolta da debiti e perdite. L'assemblea dei soci di questa mattina ha di fatto certificato una situazione economica dell'azienda partecipata al 100% dalla regione, una precaria situazione economica dell'azienda. Nel pomeriggio nuovo vertice tra i sindacati e l'assessore Michele Marone. Intanto tutte le novità di questa mattina nel servizio curato per noi da Rita Iacobucci. Perdite raddoppiate da poco più di 600.000 euro a 1.300.000, ricavi inferiori al previsto anche perché derivano dalla vendita all'asta di beni ben più che datati, soccombenze con dipendenti e fornitori per un totale di 900.000 euro che la GAM, partecipata al 100% dalla regione, ha chiesto al socio unico di pagare. Per la gestione alimentare molisana stavolta si parla apertamente di capolinea nei palazzi regionali, ipotesi che pure negli anni passati ogni tanto era stata valutata, ma oggi significa che sullo sviluppo della filiera la molisana si mette una pietra tombale e lo si affida completamente ad Amadori, che gestisce l'incubatoio di Boiano e non ancora a regime, e ad Aia, che sta per costruire il suo all'Arino, con numeri di gran lunga superiori a quello di Amadori, perché d'altro canto la grande maggioranza di allevamenti del Molise conferisce i polli proprio al gruppo Veronesi. L'assemblea della GAM si è svolta il giorno dopo il presidio dei lavoratori, che chiedono di non essere licenziati il prossimo 3 ottobre. Senza un percorso per il rifinanziamento della cassa integrazione tornerebbero in solare e quindi finirebbero in mezzo a una strada. Ma le prospettive all'orizzonte sono nere. Intanto, dopo che la Regione ha chiesto al Ministro Catalfo il rifinanziamento dell'area di crisi, precondizione per provare a spuntare un altro anno di ammortizzatori per i circa 300 lavoratori coinvolti, l'assessore Marone fa il punto di nuovo con sindacati e RSU. L'appuntamento nel pomeriggio è dell'occasione per chiedere all'esponente dell'esecutivo anche l'orientamento sul destino della società, a cui quello delle maestranze è indissolubilmente legato. Ed ora la cronaca, andiamo a Termoli, casa del sesso in pieno centro, cinquantenne cinese arrestata per sfruttamento della prostituzione. Tutti i particolari ce li racconta Cristina Nero. Una donna cinese di 50 anni è stata arrestata dalla finanza di Termoli all'esito di un'attività coordinata dalla procura di Larino contro lo sfruttamento della prostituzione. Sarebbe lei la responsabile della gestione di un giro di prostitute che avveniva in un appartamento affittato in pieno centro a Termoli. Le indagini sono iniziate quando gli uomini delle Fiamme Gialle hanno individuato alcuni annunci su internet in cui era pubblicizzato un sito di incontri con tanto di numeri di telefono da contattare. A prostituirsi c'erano diverse ragazze, tutte cinesi. Quindi sono iniziate le verifiche tramite gli appostamenti delle Fiamme Gialle nei pressi dell'abitazione, e l'andirivieni di clienti era evidente ad ogni ora del giorno e della notte. Quindi sono intervenuti accertando l'attività di prostituzione. La donna è stata dapprima denunciata per il reato, ma durante gli ulteriori accertamenti il GIP ha emesso poi una ordinanza di custodia cautelare nei confronti della cinquantenne, perché gli elementi emersi hanno indotto l'autorità inquirente a verificare
che esisteva lo sfruttamento. Quando i finanzieri hanno fatto irruzione nella casa di appuntamenti, hanno trovato anche le protezioni del caso dovute all'epidemia da coronavirus. Ai clienti era infatti misurata la temperatura all'ingresso con un termoscanner e c'era del gel sanificante per potersi igienizzare. Insomma, una casa di appuntamenti a tutti gli effetti. La Guardia di Finanza ci tiene a sottolineare che il contrasto alle attività illecite e ai conseguenti risvolti economico-finanziari anche attraverso il sequestro dei relativi proventi maturati da chi realizza comportamenti illegali, si conferma l'obiettivo della mission istituzionale delle Fiamme Gialle, in stretto coordinamento con l'autorità giudiziaria. Restiamo a Termoli. Agenti del commissariato di polizia hanno arrestato un ventenne pugliese residente a Montenero di Bisaccia, autore di uno scippo ai danni di una anziana signora che ieri pomeriggio stava passeggiando lungo via Germania. Il giovane ha approfittato di un momento in cui in strada non c'era nessuno, si è avvicinato alla donna e le ha strappato la collanina in oro. Poi è fuggito, la signora ha chiesto aiuto e chiamato il 113. Sul posto gli agenti che hanno raccolto la testimonianza dell'anziana. Il ragazzo aveva già provveduto a vendere la collana guadagnando la somma di 135 euro ed è stato fermato e arrestato all'altezza della stazione ferroviaria, pronto a prendere il treno per tornare a Montenero di Bisaccia. Ancora la cronaca, evadono le tasse, due imprenditori dell'area matesina finiscono nei guai, la Guardia di Finanza su delega della Procura di Campobasso sequestra beni per un valore di 65.000 euro. Sentite. La Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Campobasso, ha eseguito una misura cautelare nei confronti di due imprenditori impegnati nel settore degli imballaggi plastici. Il provvedimento, firmato dal GIP, ha disposto il sequestro preventivo di beni per un valore di 65.000 euro. Il reato accertato è evasione. Una confisca diretta dunque pari al profitto dei presunti reati finanziari emersi all'esito dell'indagine, che ha scoperto l'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette e dell'IVA da parte dell'azienda che opera nel territorio matesino. Gli accertamenti sono stati complessi a causa dell'occultamento delle scritture contabili. Gli uomini delle Fiamme Gialle hanno quindi dovuto procedere a verifiche bancarie, all'audizione di clienti, fornitori e soprattutto dei dipendenti dell'impresa coinvolta nell'inchiesta. Subito dopo sono iniziati i controlli incrociati eseguiti attraverso le banche dati in uso alla Guardia di Finanza. L'attività investigativa ha quindi permesso di accertare l'operatività della società e di quantificare con precisione le imposte evase. Il sequestro preventivo disposto sui beni nella disponibilità degli indagati, scrive in una nota il capo della procura Nicola D'Angelo, punta a conservare il profitto del reato ai fini della successiva confisca e si inserisce nel contesto delle linee di intervento della procura che mira alla repressione dei reati, da realizzarsi non soltanto intervenendo sui presunti autori, ma anche aggredendo i beni che ne costituiscono il profitto, questo nell'ottica di deterrenza e recupero alla collettività di quanto illecitamente acquisito. Ed ora ci spostiamo a Carpinone. Due persone all'interno della chiesa San Michele hanno trovato una borsa da donna dimenticata su un banco. Hanno allertato il 112, che ha spedito in paese la Gazzella del Nord della Compagnia di Isernia. Nella borsa era custodita la somma in contanti di 285 euro, oltre a tutti i documenti personali. La proprietaria della borsa è stata rintracciata ed invitata in caserma, dove le è stata restituita e dove all'interno ovviamente c'erano anche i contanti. Ora parliamo del coronavirus. Il coronavirus non molla in Molise, 4 nuovi casi positive, 2 persone di Montenero di Bisaccia rientrate dall'Abruzzo, un boianese tornato dalla Repubblica Dominicana e un cittadino di Carovilli proveniente da Roma. 197 tamponi processati nelle ultime ore, ma c'è anche una buona notizia: guarisce un immigrato di Campolieto, Valentina Ciarlante.
Altri 4 contagi e il numero dei positivi attuali in Molise sale a 78. Due dei nuovi casi sono a Montenero di Bisaccia, entrambe persone rientrate dall'Abruzzo. Poi un caso a Boiano, la persona è rientrata dalla Repubblica Dominicana, e uno a Carovilli, si tratta di una persona tornata da Roma. Questo l'esito dell'ultima giornata di test svolta dall'ASREM. Sono di meno rispetto ai giorni precedenti i tamponi processati, 197. E c'è anche la buona notizia della guarigione di uno dei due tunisini positivi che sono ospiti del centro d'accoglienza di Campolieto. Al secondo tampone di verifica il migrante è risultato negativo. Quindi 78 positivi, di cui 75 asintomatici e isolati a domicilio, e 3 ricoverati al Cardarelli. Diminuiscono le persone in quarantena, ora 126. Il virus è in 16 comuni nella giornata in cui a livello nazionale si è registrato un nuovo aumento, 1397 casi in più. Il maggior numero dei contagi è a Campobasso, 42, poi sempre a Isernia e Termoli con 6, 5 a Campomarino, 4 a Sant'Elia Pianisi, 2 a Boiano, Ferrazzano e Forlì del Sannio con Montenero di Bisaccia, 1 a Campolieto, Ripa Limosani, Carovilli, Filignano, Macchia Godena, Montaquila e Rocchetta al Volturno. Ripartiamo in sicurezza, è l'iniziativa di Cassa Nazionale Forense e Gemelli Molise, test sierologici per gli avvocati che ne faranno richiesta. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione seguita per noi da Andrea Vertolo. Promuovere misure di sicurezza attraverso test sierologici su tutti gli iscritti, questo è l'obiettivo del progetto Ripartiamo in Sicurezza, promosso dalla Cassa Nazionale Forense, a cui hanno aderito anche il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, Isernia e Larino. Essenziale la collaborazione della struttura ospedaliera Gemelli Molise. Proprio qui la conferenza stampa per spiegare i dettagli dell'iniziativa. Noi come Gemelli Molise abbiamo dato la disponibilità a effettuare questi test sierologici, che è uno degli elementi per l'attività di prevenzione, quindi è molto importante per tutti noi la tracciabilità di questo virus, che è uno proprio dei primi step insieme ovviamente alle norme di sicurezza. Quindi ripartiamo, ripartite avvocati in sicurezza, applicando tutte le norme, e i test sono uno dei primi passi. Dagli avvocati un'iniziativa per ripartire in sicurezza, un esempio per la nostra regione. Dobbiamo dare tranquillità ai cittadini, gli avvocati sono pronti a darla con questa iniziativa. I tre ordini di Campobasso, Larino e Isernia, insieme a Gemelli, per dare la possibilità ai colleghi di fare prevenzione. Anch'io ieri ho fatto il test, per fortuna sono risultato appunto negativo, e questo mi dà grande tranquillità e grande sicurezza per i prossimi giorni. Non dobbiamo abbassare la guardia. Lo dicevo in conferenza stampa, a Campobasso per quanto riguarda il nostro ordine abbiamo circa 300 iscritti ad oggi. Noi avevamo fissato un termine per la presentazione della domanda, che era il 31 agosto, ma non era perentorio, era solo per questioni organizzative, e stanno arrivando altre numerose domande, per cui contiamo di arrivare a circa la metà dei nostri iscritti. Per me questo è un risultato apprezzabile, che testimonia il senso di responsabilità degli avvocati campobassani, i quali intendono ripartire in sicurezza senza però rinunciare alle esigenze di tutela non solo delle loro stesse componenti, ma anche di tutti gli operatori del sistema giustizia. Ad oggi circa il 30% dei colleghi avvocati iscritti al Consiglio dell'Ordine di Larino hanno già aderito, manifestando un segno di disponibilità, ma soprattutto di sensibilizzazione al problema, un problema che ha toccato alla categoria libero professionale degli avvocati, così come un po' tutta l'economia e la socialità italiana, e quindi non è un problema soltanto sanitario. Un'iniziativa importante che si svolgerà su tutto il territorio, anche ad Isernia, con una modalità particolare. Sì, noi grazie all'aiuto dell'Avis abbiamo ottenuto la disponibilità di una postazione mobile che stazionerà nelle giornate di lunedì 7 e martedì 8 davanti al Tribunale di Isernia per eseguire i test. Sono arrivate circa 140 iscrizioni, e laddove dovessero arrivare ulteriori iscrizioni, poi l'Avis ha dato la disponibilità per un'ulteriore giornata che dovrebbe essere il 18 settembre.
sono invece 347 gli aspiranti medici che hanno sostenuto il test all'Unimol. Il Covid-19 non ferma la voglia di indossare il camice. Valentina Ciarlà. Tensione e determinazione hanno animato i 347 aspiranti medici che nell'edificio della Facoltà di Economia a Campobasso hanno sostenuto il test d'ingresso a medicina. Un giorno che attendevano da tempo e che è arrivato nel bel mezzo di un'emergenza sanitaria, ulteriore motivo di sprone per alcuni di loro sicuramente ad accedere al corso di studi che sognano. La novità di quest'anno è che i candidati hanno sostenuto il test nella regione di residenza, quindi Unimol ha ospitato i 347 molisani rispetto ai 374 che avevano presentato la domanda, mettendo in moto una macchina perfetta. L'organizzazione, già collaudata da anni, in questo 2020 flagellato dal Covid-19 non ha tralasciato alcun dettaglio per garantire sicurezza. Gli aspiranti studenti hanno indossato la mascherina per tutto il tempo della loro permanenza nelle aule, hanno utilizzato la stessa penna per compilare il test e per firmare la presenza e tutti i locali erano dotati di gel sanificante per le mani. La responsabile della segreteria studenti, Maria Cristina Cefaratti, ha spiegato come ha operato Unimol. Ovviamente tutto il personale è stato dotato di dispositivi di protezione individuale, per il personale che ha detto all'identificazione addirittura abbiamo previsto oltre alla mascherina anche la visiera. Ovviamente i candidati hanno avuto accesso alla sede soltanto se dotati di mascherina personale. Stiamo garantendo il distanziamento sia all'interno delle aule sia in fase di identificazione e di accesso all'edificio e ovviamente abbiamo dotato tutti gli spazi di gel di soluzione idroalcolica in maniera tale da garantire una continua e frequente igienizzazione delle mani per tutte le attività ovviamente connesse all'espletamento della prova. A coordinare l'organizzazione il professore Germano Guerra, il quale ha ricordato che il connubio vincente per i candidati è preparazione e capacità di tenere a bada le emozioni. C'è ovviamente la limitazione della mascherina, come dicevo poc'anzi, la mascherina consente una respirazione perfetta e chiaramente un atteggiamento psicologico, avere molte ore la mascherina non è piacevole ma non inficia in nessuna misura le funzioni fisiologiche dell'organismo umano. Sicuramente invece l'aspetto emotivo, che è proprio di ognuno di noi, gioca un ruolo importante, per cui coloro i quali sapranno essere più freddi oltre che preparati certamente avranno un risultato migliore. Unimol quest'anno ha aumentato i posti disponibili in medicina. Ne sono 99 rispetto ai 75 degli anni passati. I ragazzi hanno dovuto salutare i loro accompagnatori all'ingresso dell'edificio e sia dentro sia fuori dalle aule l'ansia era palpabile. Per me piacerebbe studiare all'Università di Bologna, all'Alma Natur. Ho accompagnato mio figlio, è un giorno importante per lui, magari le attese sono molte, e con la speranza che, insomma, che possa coronare il suo sogno. È stato difficile questo anno, però speriamo, insomma, che si risolva tutto, un po' sia per l'università che in generale. Ho già provato un altro test e ho visto che comunque le misure vengono rispettate e che c'è distanziamento. Allora parliamo di scuola, perché la Regione ha stanziato 600.000 euro per acquisto di libri di testo. I fondi sono destinati alle famiglie meno abbienti per la fornitura gratuita o semigratuita dei testi scolastici. Cristina Niro. Dalla Regione aiuti alle famiglie per l'acquisto dei libri di testo. La Giunta ha deliberato la misura per oltre 600.000 euro destinata alla fornitura gratuita e semigratuita dei testi scolastici. Beneficiarie del contributo le famiglie molisane con un ISEE non superiore a 10.632,94 euro, le quali potranno presentare istanza presso i comuni di residenza entro il prossimo 12 ottobre. Un aiuto a sostegno delle famiglie più in difficoltà e alle prese con un anno scolastico particolarmente difficile e pieno di insidie, ha detto Roberto Di Baggio, sottosegretario alla presidenza della Giunta con delega all'istruzione e formazione professionale. Un aiuto che richiede la coesione, lo sforzo congiunto di tutti, continua Di Baggio, ma che affronteremo insieme, non lasciando soli studenti, famiglie, docenti e tutto il personale della scuola.
Dispiace, ha poi evidenziato, che il governo non abbia ancora recepito e approvato il mio emendamento al decreto Cura Italia, che presentai il 27 marzo all'interno della nona commissione istruzione, che prevedeva la detraibilità fiscale dei costi per i libri di testo per tutto il percorso scolastico e universitario e la gratuità, totale o parziale, dei libri fino a 16 anni di età. L'emendamento ha trovato il plauso e la condivisione di tutti i membri della commissione, per cui, ha concluso Di Baggio, spero nell'approvazione da parte del governo il prima possibile, perché ritengo sia doveroso consentire alle famiglie di portare in detrazione questi costi di entità notevole al pari delle spese per attività sportive e contemporaneamente garantire la gratuità dei testi per la scuola dell'obbligo. Nicola Malorni è il nuovo vicepresidente nazionale dell'Associazione Città dell'Olio. Il Molise, dice, può rappresentare un laboratorio esperienziale. Lo abbiamo ascoltato, sentite. Consigliere comunale di Termoli, Nicola Malorni, eletto vicepresidente nazionale dell'Associazione Città dell'Olio. È un'associazione che raccoglie 330 soci, comuni e enti che si occupano di olivoculture in Italia. Ovviamente sono territori olivetati, attenti, sensibili alla olivocultura, e noi siamo uno dei soci di Termoli e Città dell'Olio, e su questo insomma abbiamo ottenuto un grande riconoscimento grazie al sostegno degli altri comuni molisani, che contano 24 Città dell'Olio, 24 Città dell'Olio tutti coesi. Abbiamo avuto questa gratificazione, insomma, con questo riconoscimento. Termoli ha la vicepresidenza di Città dell'Olio, quindi un ruolo politico importante anche nella programmazione di eventi futuri. Una nomina importante che permetterà alla città di Termoli di giocare un ruolo fondamentale all'interno dell'associazione, un ruolo di traino e di promozione per tutto il comparto olivicolo. È stata rinnovata con l'assessore di Colle Torto, Franco Paglia, coordinatore regionale, poi abbiamo Giuliano Senese, vice coordinatore del comune di Guglionesi, Biagio Faiella, altro vice coordinatore di Sant'Elia Pianisi, sindaco di Sant'Elia, e Dario Ottaviano di Venafro, altro vice coordinatore. Ovviamente l'intesa con la regione adesso sarà sostanziale, perché chiaramente si apre tutta un periodo molto importante di promozione, soprattutto del turismo dell'olio, perché l'Associazione Nazionale ha ottenuto un grosso traguardo politico in questo momento storico, perché con la nuova legge di bilancio 2020 è stato finalmente equiparato anche il turismo dell'olio a quello che è il turismo del vino, quindi abbiamo adesso finalmente il riconoscimento, quindi saranno attuati anche dei programmi di promozione sul territorio, di promozione del turismo dell'olio. Termoli si rivela, in un momento storico che ha segnato la riscossa del piccolo Molise, anche centro propulsore del turismo enogastronomico e della cultura olivicola della regione, una filiera territoriale dal potenziale ancora inespresso. Per il nuovo vicepresidente, il Molise può rappresentare un laboratorio esperienziale. Noi in Molise abbiamo un grosso potenziale di sviluppo produttivo, di sviluppo economico, se andiamo a valorizzare proprio quelle che sono le nostre colture, le nostre culture. Sicuramente il Molise è un laboratorio esperienziale fondamentale, perché siamo produttori di olio, gran parte del territorio regionale è olivetato, ci sono ovviamente delle zone più vocate all'olivocultura, altre un po' meno, però in qualche modo ogni cittadino molisano ha un oliveto da qualche parte, un parente o è produttore egli stesso, insomma, di olio. Per cui il territorio molisano sicuramente è un laboratorio importantissimo. Bene, ora vediamo che tempo farà domani sul Molise con il nostro meteo. Previsioni del tempo per sabato 5 settembre. La pressione in aumento determina una giornata stabile e soleggiata, temperature in aumento nei valori massimi, venti settentrionali anche moderati sul basso Adriatico, mare da mosso a poco mosso. Queste le temperature nei maggiori centri della regione: Campobasso minima 14, massima 29 gradi, Isernia minima 15, massima 28 gradi, Termoli minima 25, massima 26 gradi, Venafro minima 15, massima 29 gradi.
Tutto per questa edizione, l'informazione torna questa sera alle 19.30 con la collega Valentina Ciarlante, ora linea alla regia, tra pochissimo c'è lo sport, il calcio molisano riparte in sicurezza, ci collegheremo al telefono con il presidente della FIGC Molise Piero Di Cristinzi, parleremo anche del Campobasso che punta con decisione Sforzini, Vasto Girardi, anche calcio di promozione, tra poco. Lo sport, il calcio molisano riparte in sicurezza, le linee guida del comitato tecnico scientifico nominato dalla FIGC sono state approvate dalla regione, ne parliamo con il presidente della FIGC Molise Piero Di Cristinzi. Presidente, buon pomeriggio, grazie per aver accettato il nostro invito. Buon pomeriggio anche a voi. E allora presidente, si riparte in sicurezza e con delle regole che in questo momento appaiono decisamente più certe e più chiare. Ma abbiamo voluto aggiungere qualche cosa a quello che era già il protocollo della federazione, in due step è stato pubblicato praticamente dalla stessa federazione e anche a un obbligo della prima ordinanza della regione, della giunta regionale che demandava giustamente alle federazioni il tipo di protocollo che ritenevano più idoneo rispettando sempre le linee guida del Covid praticamente. L'abbiamo fatto, ho cercato di interessare persone molto qualificate, in particolar modo voglio ringraziare il dottor Di Donato Felice, che è anche il nostro fiduciario medico, nonché componente del comitato scientifico della regione Molise, poi il dottor Gianfranco Piano, che è il coordinatore del settore giovanile, e il dottor Pastena, che è anche il medico della rappresentativa Juniores regionale, hanno dato un supporto notevole a cercare di alleggerire, per modo di dire, ma fare chiarezza su alcuni aspetti, in particolar modo su due punti importantissimi che sono quello della fase degli allenamenti, l'utilizzo degli spogliatoi, del campo, quando si fanno gli allenamenti dove è presente soltanto la squadra, e la questione è anche poi delle gare ufficiali, che è leggermente un poco più complicato perché sull'impianto c'è la presenza all'interno del terreno di gioco della squadra di casa, della squadra ospite e dell'aterno dell'arbitro praticamente. Tutto questo abbiamo cercato di coordinarlo in un modo semplice e fatto bene e devo ringraziare in particolar modo la regione Molise nella persona della dottoressa Gallo, responsabile sanitaria a livello regionale, del dottor Colitti che veramente si è speso molto lavorando molte ore in più a quello che era rituale fare come lavoro di ufficio per poterci permettere nella giornata di giovedì, nella giornata di ieri di poter pubblicare nel primo pomeriggio l'ordinanza e così sabato e domenica ripartiamo finalmente dopo tanti mesi di assenza di calcio giocato. Senta Presidente, allora benissimo, si riparte e qual è il messaggio a pochi giorni dalla ripartenza ufficiale che lei intende inviare ai dirigenti delle squadre? Sappiamo che ogni società deve avere un responsabile Covid, ecco qual è il messaggio che deve arrivare? Ma il mio messaggio è quello della grande responsabilità da parte di tutti, noi ce la stiamo mettendo tutta. Fermarsi è stato facile, ci siamo fermati anche prima gli altri comitati perché avevamo intuito che qualche cosa all'orizzonte non andava praticamente, però ripartire con una pandemia in corso, con delle difficoltà enormi, non è facile. Noi dobbiamo fare in modo di essere tutti molto bravi, certamente ci stanno degli adempimenti, il referente, più i collaboratori perché sappiamo benissimo che una società non è fatta soltanto di una persona che si occupa, in particolar modo quando ci sono più squadre sono di più le persone che se ne occupano, la misurazione della temperatura, l'uso delle mascherine, insomma l'autocertificazione quando si accede all'impianto, una serie di cose che vanno fatte con attenzione e dobbiamo essere tutti bravi a fare in modo di
poter andare avanti e migliorare anche la situazione attuale. Poi dobbiamo incrociare le dita praticamente, perché dobbiamo sperare sempre che ci sia una fase decrescente di questo brutto momento che abbiamo vissuto tutti e anche inaspettato. Senta Presidente, un'ultima battuta, il Covid ha anche condizionato quello che era il programma della FIGC Molise, portare a Campobasso una nazionale. Ecco, lei ci sta lavorando, è stato soltanto un arrivederci, nel senso che ci sarà comunque questo avvenimento, magari più in là, quando ci saranno tutte le massime condizioni di sicurezza. Sicuramente il programma è rimasto invariato, lo posso dire con certezza, perché ne abbiamo parlato anche pochi giorni fa con il presidente federale Gravina. Naturalmente portare qualche partita adesso a porte chiuse credo che non sia il caso, però il programma è invariato, in tutto e per tutto quello che era la programmazione e l'obiettivo. Nel frattempo intanto attento con grande soddisfazione che lo stadio, in particolar modo di Selvapiana, si stanno facendo i lavori auspicati e questo ci darà la possibilità di andare ancora più fortemente su eventi anche molto molto più importanti di quelli che erano programmati in partenza. Certo, grazie a Piero Di Cristinzi, grazie Presidente. Grazie a voi sempre per tutto quello che fate, grazie. Grazie dunque a Piero Di Cristinzi, Presidente del Comitato Molise della FIGC, lo avete sentito, sabato e domenica si parte e si parte con delle regole certe. Ora il calcio di Serie D, Sforzini ci interessa, così mister Cudini parla del mercato del Campobasso per vincere la D, ha spiegato ai nostri microfoni, servono anche giocatori di esperienza. Sentite. Beh, se guardiamo e siamo obiettivi, credo che siamo al lumicino quasi, quindi avendo l'unica possibilità in questo momento o probabilità sia quella del Trapani, che non venga forse ammesso al campionato di Lega Pro, ma credo che l'ok sia quasi passato, se non ufficiale, quindi purtroppo dovremmo quasi rassegnarci a fare questo tipo di campionato, ma come ho detto prima siamo consapevoli e siamo vogliosi e orgogliosi di poterlo rifare e con l'ambizione di poterlo sicuramente vincere sul campo. Non resta che vincere la Serie D sul campo, le speranze di partecipare alla Lega Pro sono infatti ridotte al lumicino. Mirko Cudini incontra la stampa e suona la carica in vista della nuova stagione. Parla di mercato, il Campobasso, come anticipato da Teleregione, segue con attenzione l'evolversi della trattativa con Ferdinando Sforzini, esperto centravanti, che la D la conosce bene e l'ha vinta nelle ultime due stagioni. Siamo in trattativa, quello ha detto anche il direttore, l'ha dichiarato, quindi non c'è nulla da nascondere, è un giocatore che ci interessa, è un giocatore che può fare nel nostro caso, quindi speriamo di portarlo a casa perché ci darà, se dovesse essere, grossa esperienza, caratteristiche diverse, fisicità e ci speriamo tutti, ci auguriamo quei gol che ci garantisca poi magari durante l'anno un proseguo di rendimento importante. Infine il girone. Cudini vuole evitare le pugliesi e confida in un raggruppamento caratterizzato dall'aspetto tecnico. Speriamo di poter fare lo stesso girone, significa conoscere già gran parte delle squadre, significa partire un po' avvantaggiati sotto l'aspetto conoscitivo. Abbiamo perso qualche realtà marchigiana per via delle retrocessioni e via dicendo, a che se ne dica potrebbe arrivare qualche squadra pugliese, ci auguriamo di no sotto certi aspetti, però quello che sarà poi lo affronteremo domenica per domenica e quindi nessun tipo di problema. Ed ora il mercato del Vasto Girardi, rosa quasi al completo con i senior, ci siamo, le parole del direttore sportivo Giorgio Marinucci Palermo, che anticipa che arriverà solo qualche altro under. Intanto le amichevoli, domenica contro il Fasano, il 10 settembre contro il Casarano. Sentite.
Certo è calcio d'estate, ma le sensazioni sono molto positive. Parlerà il campo, soprattutto quando inizieranno le gare che contano, spiega il direttore sportivo del Vasto Girardi, Giorgio Marinucci Palermo, concentratissimo sul mercato, anche se il lavoro più importante è stato svolto e ora bisogna curare solo qualche piccolo dettaglio. Il mercato dei senior è concluso, aggiunge Marinucci Palermo, convinto di aver messo a disposizione del tecnico Fabio Prosperi una rosa competitiva. All'appello manca solo qualche under per completare la rosa. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Intanto il gruppo continua a spingere sul gas per farsi trovare pronto per l'inizio della stagione ufficiale. Un gruppo completamente rinnovato che la dirigenza ha affidato a Sergio Ruggeri, leader indiscusso in campo e nello spogliatoio. I primi riscontri giunti dal test contro il Gladiator, finito 4-3 per gli altomolisani, sono stati positivi. Conferme si attendono dagli altri allenamenti congiunti in programma nei prossimi giorni, domenica a Campitello Mattese contro il Fasano. Il 10, sede ancora da stabilire, sarà il turno del Casarano. Bene, ora parliamo di promozione, parliamo del mercato dell'Atletico San Pietro in Valle, scatenato il nuovo presidente Angelo Di Mario e il DS Roberto De Marinis. Hanno ingaggiato Gabriele Lombardi, che di professione fa il centrocampista, poi l'attaccante Manuel Fraraccio, che vedete in questa immagine, l'attaccante Stefano Di Stasio, il portiere Manuel Vitone e poi ancora all'esterno Kevin Janiro ed Alessio Tasillo, il centrocampista Daniele Trotta ed ancora il difensore Joseph Mono Ateba ed ancora Ivan Di Petta. Questi dunque gli acquisti dell'Atletico San Pietro in Valle, che ha anche ufficializzato l'arrivo del nuovo preparatore dei portieri. Si tratta di Mario Izzi. Complimenti dunque alla società del presidente Angelo Di Mario. Bene, è tutto con lo sport, grazie per averci scelto. Arrivederci.